Ragazzi, oggi da Carburatore di Bergamo non me la faccio scappare. Io non mi muovo da qui. Oggi so che Gianni mi ha promesso che lavoriamo sull'RS originale. Guarda lo spettacolo, guarda qui. Questo è il mondo che vuoi. Questo è il mondo che. Rumore. Mi sta facendo segno di no. Rumore adesso è zitta, è silenziosa, però è rumore, è passione, è emozione. Oggi allora noi. Vero Gianni, dimmi che stiamo qua. Vero, Gianni, cosa vero, vero. fai appoggiato lì? Tu stavo Dimmi, osservando appoggiati perché qua. avevi la luce negli occhi a Come vedere si quella fa? meraviglia qua. Oggi parliamo di questa, vero? Questa, no, Oggi purtroppo no. Gianni, mi avevi detto che stavamo parlando di. Questa è per far vedere ai nostri telespettatori la magnificenza di quei due carburatori qui, che oggi non ci sono più i carburatori, c'è solo iniezione elettronica, ibride e quant'altro, però il fascino che esercitano su questa macchina, guardate che è impagabile. Il rumore non parliamone neanche, perché non c'è gara, non c'è storia. Non accende, altrimenti poi svengo qui. Se la senti molto svieni, veramente, Franco. Guarda il becco da un'altra parte, non è così facile vedere un becco. No. Un becco così da vicino. Tutta molto bella. Rossa. Vabbè, io vado, per me è finita la puntata. Grazie Gianni, sto andando. No, adesso ti porto quello invece che no, non Gianni, ti piace, no, non me lo devo fare, Gianni, Franco, ti prego, no. Lo sai che ti voglio bene, devo farlo. No, dai, ci sono anche le brioche di là, andiamo via. E vieni a vedere, no, Gianni, ti quello che invece di cui parliamo oggi. No, non no, fare. Ti prego, no. Non fate così. Non perché fare mi così. Dare questo dispiacere. Però qui purtroppo il ne sentiremo parlare sempre di più. È il futuro che noi, io e Gianni, speriamo il più lontano possibile. Purtroppo è arrivato. Ah, quello che volevamo farvi vedere oggi insieme a Franco è questo, che è, vedete, la nuova frontiera delle riparazioni, che sarà l'ibrido e per il momento ancora molto remunerativo. L'elettrico, che costituisce lo 0,0%, però che comunque c'è un mercato. Quella macchina che vedete qua è una Citroën, che ha avuto un urto sul lato sinistro, vedete il faro paraurti nuovo, e ha preso dentro tutto il gruppo centralina, cablaggi e tutto quanto, per cui la macchina non funzionava più. L'hanno portata da diverse parti, ma nessuno voleva prendersi l'onere di metterci le mani. Neanche la rete ufficiale? Neanche la rete ufficiale, ci siamo rivolti. Allora questo signore, secondo lui, questo signore appunto ce l'ha portata, non abbiamo promesso niente, ma ci provavamo ed è andata bene, siamo riusciti a ripararla. Adesso vi spiego un po' nel dettaglio, io e Cumo la siamo riusciti a riparare, correndo dietro, vedete tutti i cablaggi, guardate in questa zona di motore, dove si è tranciati tutti i cavi elettrici e tutto quanto. Però prima, quello che consiglio ai nostri telespettatori o chi per loro, prima di arrivare a mettere le mani su questa macchina bisogna conoscerla, perché qua stiamo parlando di alto voltaggio, e stiamo parlando di 330 volt continui, esatto, dalle due batterie. Quindi anche se uno non la sa prendere, c'è mezzo di prendere una scossa che veramente può essere fatale. Quindi noi la prima cosa che facciamo, scarichiamo da impianti, fai vedere come, impianti ufficiali. Questo è il tester ufficiale, giustamente, Citroen. Bisogna avere collegamento online per fare certi lavori e poi bisogna un attimo documentarsi prima dove andiamo a metterci le mani. Questa macchina qua ha due pacco batterie dietro e che sono 330 volt, sono 300 kg più o meno di cada una di batterie. Di alto voltaggio. Scusa, 330 volt. 330 continui. Volt. Va bene. Il discorso, Franco, scusami se ti interrompo, che vedi, prima di noi di metterci le mani abbiamo scaricato dalle varie reti, dai programmi ufficiali, tutto quanto riguarda per la sicurezza primo e secondo fatto, perché devi sapere dove ci si mettono le mani. Allora, qua ci sono, ecco, informazioni dalle batterie, come potete vedere. Sono due batterie, una da 178 kg e l'altra da 140 kg. Pesa come una macchina da sola, sì. Sono le batterie, sono le batterie. Non ci pensiamo, no? Alla fine. E per chi vuole. Esatto. E poi una volta che fai i crash sono un sacco serie di procedure da seguire, perché se no, cioè, appena fai, diciamo, un crash, un incidente, come la procedura pensiamo che ti cancella tantissimi dati in automatico e bisogna, cioè, come potete vedere qua, non so se riesci, per esempio ti faccio vedere adesso, non sono stati cambiati dei moduli, però come errore mi dà, che è una delle cose che mi mancano da fare alla fine, lettura difetti, difetto di telecodifica.
che è la codifica che va eseguita online con il loro collegamento. Il ufficiale. E qua di solito questo lo fai solo quando cambi le centraline. Però in questo caso non abbiamo cambiato le centraline, però problema me lo dà lo stesso, perché secondo me è la propria procedura ufficiale che quando succede qualsiasi cosa stacca tutto. Ti stacca, ti elimina dei dati dalla centralina. Così uno, se un meccanico generico, se non è la macchina sicura 100%, non riesce a farla partire, cioè secondo me è tutto lì. Okay. Calcola che, Franco, qua bisogna avere ovviamente un'abilitazione per fare queste macchine. Ci sono specifiche dei corsi che vari costruttori tengono, varie ditte specializzate tengono, perché devi avere l'abilitazione per poter procedere su queste macchine. Che poi non lo sappia fare per i cavoli suoi, ci mancherebbe, però ecco, occorre poi una vera e propria abilitazione. Quello che poi facciamo vedere adesso io e Kumo, la presa di carica, vedete, e questa è full elettrica, solo elettrica, la nostra presa di carica del... Autonomia del più o meno 120 km. Ah, vabbè, ma allora, sì, questo è comodo, è questo per lavorarci l'ideale. Il calcolate 120 km dopo 4 ore di carica. Sai che per me è un insulto, Gianni, mi girano le palle, è brutto, io è una roba che non ci sto dentro, perché è veramente una presa per il culo. Lo so. Perché il furgone dovrebbe lavorare, dovrebbe fare... Cioè, io faccio 800 km al giorno, sì. Ma cosa fai? Questa massima velocità, se pensi solo andare stamattina tra Milano e Bergamo non ci torni. Ieri ho caricato per 8 ore per avere una carica completa. Ma è una vergognosa. Queste cose la gente le deve sapere, perché alla fine è una presa. Guarda, adesso ti faccio vedere all'interno che... Vieni. Adesso è completamente carica la macchina, come puoi vedere. Dopo 8 ore, vedi, guarda sul display che si vede il 100. Allora, lo vedi, 100 km, 98 km. Di autonomia, puoi vedere qua il, diciamo, indicatore della carica, che è questo, è su massimo. Quindi autonomia è quello che è, 120 km stimato più o meno, anche perché quando vai te lo ricarica qualcosa nella frenata. Secondo me un 120 km li fa questo. Sì. Se però pigli la Milano-Venezia e non trovi nessuna coda, ce la fai, è una roba che... Un'altra cosa da vedere, vedi, guarda cosa facciamo noi sulle nostre macchine, quando ci lavoriamo sopra, tappezziamo la macchina ovviamente, qui vedi sono quelle che ti dà, sono in inglese ovviamente perché te le dà la rete ufficiale in inglese, però vedete che abbiamo tappezzato la macchina, perché chi si avvicina a questa macchina deve sapere che ci sono degli sganci nelle batterie di dietro, ci sono degli sganci davanti, cioè c'è tutta una serie di cose da tenere, mai dimenticandosi che ci sono 330 volt. A me dispiace perché divento negativo e mi però lo so. Dopo aver visto quella rossa, Franco, che è da lacrime, a venire qua e piangi. Se fosse un'alternativa reale sarei felice, no? Dico, certo. Vabbè, sì, non fa rumore, quelle fa rumore le usiamo un po' meno, purtroppo, ma questa non è un'alternativa percorribile, secondo me. Purtroppo vedi che il futuro sta andando molto di qui, anche se la Volkswagen negli ultimi tempi ci sta facendo vedere che il metano è un gas nobile, conseguenze ci sarà forse una svolta su idrogeno, metano, così a breve termine. Sì, penso. Tieni presente che in Germania, lo scorso mese di marzo, il 56% delle vetture vendute è tornato a essere diesel. Perché? Perché evidentemente ovvio. Di intelligenza. Tu mi insegni che è il mercato che viene riciclato ogni 10 anni, adesso c'è il mercato che va rigirato e costruttore, questo non lo dice magari, però c'è di qua. Gianni, quello che posso dire, avete capito che la loro competenza, professionalità arriva veramente a 360 gradi, anzi se ci fosse qualche grado in più ce lo aggiungeremmo volentieri. E su giro sulla rossa non te lo faccio fare, perché è una carogna, io ho parlato così bene, la realtà è che questa è una realtà molto triste, quella è una realtà dove loro sono i numeri uno da sempre, questa è una realtà triste dove però loro sono bravi, perché sono riusciti dove non è riuscito nessun altro, no? A prendersi questa bega, non ce la prendevano in carico, noi abbiamo provato a accettarla, è andata di fortuna. L'ho toccata, che schifo, scusa, posso dire un attimo? Oh Gianni, ciao, complimenti, ve li faccio perché me li meritate, però l'elettrico per me rimane lì. Ben 120 km, senza code, autoradio spenta, luci spente, senza riscaldamento. E non frenare, se non stai facendo l'istante. Era un numero ricordato. Ciao ragazzi, carburatore di Bergamo. Ciao Gianni, ciao. I'm so glad you caught my heart on the road again. I'm on.